Salve, cari amiche ed amici, spero tutti voi stiate bene. In questi giorni farò, non so se chiamarlo, un tutorial circa un modello di cellulare. Già volevo fare un tutorial sui cellulari, per questo l'ho fatto, no. Meglio, lo devo fare perché è un cellulare che ho regalato a mia madre per il compleanno. Siccome lei non naviga molto in internet, allora gli ho regalato questo Nokia Asha 302, che è molto bello. Gli ho messo una protezione in silicona ma c'ha un problema. A differenza di questo cellulare, che è il mio, quello che mi ha regalato mia madre a me per il compleanno del 26 gennaio, un Galaxy Young, anche questo con protezione rigida, eccomi qua. Questo non ho mai avuto problemi con il GPS, il 3G. Anzi, ci avrei problemi perché non saprei come usarlo, il 3G con il Galaxy Young 5360. È bello come cellulare, certo c'è la memoria piccolina, ma questo, che è molto migliore sotto determinati aspetti, che c'è una camera di 3,2 e filma in VGA, cioè 640x480, e c'è appena 3,20 megapixel. Mi vedete, no? Che succede? Che anche se io disattivo da opzioni, configurazioni, connettività, domandare prima connessione internet, wifi, eccetera, ricerca disattivata, pacchetti di dati disattivati, l'accesso HSDPA, poi vai in dispositivi, metti io scelgo modo di rete GPS, no, modo di rete GSM soltanto, non duale, poi configurazione, cancellare tutte le configurazioni della telefonia mobile. Beh, anche se io arrivo a questo, a volte mi entrava il messaggio che avevo l'internet al giorno, vicino di pesos, in Italia euro. E allora che ho fatto? Ho disattivato tutto e entro con Opera Mini, però con Opera Mini dopo non mi naviga in internet, però non riesco a caricare i video. Allora io farò un video in YouTube per lanciare un messaggio a tutti quelli della Nokia di attualizzare l'S40, che io ho la versione
Io ho la versione V1478 31812, l'ultima attualizzazione, no? Beh, oh, mi raccomando, io sto aspettando la versione magari 15 o 14.90, non so. In questa ultima versione, che questa è RM813, il cellulare è buono, però con questa questione del GPS, del SPG, non so che, 3G, 2G, si accendono tutte le pennine e ti tolgono denaro, me lo fanno odiare il cellulare queste cose, ma è veramente molto buono, quasi quanto un Galaxy Young. Il Nokia Asha con protezione, però con tutte queste difficoltà io dopo farò un video, ma lancio un messaggio a tutti quelli della Nokia nel mondo, in Italia, in Finlandia. Io questo l'ho regalato a mia madre. Lei mi ha regalato un Samsung Young, che l'unico difetto che ha non è quello di attivare il 3G, è il difetto di avere memoria piccola. Voi che credete, signori della Nokia, che se io ho dei problemi con un Nokia, il giorno di domani che mi posso spendere in un vero cellulare, vado a spendere in un Nokia che ci ha avuto una sola con questo, per colpa del 3G, o vado a spendere nella vostra concorrenza asiatica un Samsung, magari S4 se potessi? E voi già sapete la risposta. Però se invece voi attualizzate il sistema operativo e fate che il bellissimo Nokia Asha 302 risolva il problema di sistemare l'esclusione del 3G e tutte quelle robe lì, e farti navigare in internet vedendo i video solo in wifi come fa il Galaxy Young, perché io a volte entro con la Nokia Xperia, non so come si chiama, con il navigatore poi creando connessione sicura. Non può entrare perché io ho escluso il 3G, allora non posso navigare. Bella roba. Grazie Nokia. A volte io navigo. Questo ce l'ho dal 12 dicembre. C'è la mia madre, gliel'ho regalato io. A volte navigo, non succede nulla, ma fino adesso solo 3 volte su tutti questi giorni che fa scattare il 3G e mi prende soldi, mi ruba soldi perché io non voglio. Però non è giusto. Non è giusto che Nokia Express, ecco, Nokia Express non funziona perché gli ho tolto le connessioni dell'operatrice telefonica di cellulare mobile, di telefono mobile cellulare, perché se gliele lasciavo ogni tanto aleatoriamente, anche se avevo eliminato la posta elettronica e altre cose così, come per esempio ho eliminato il WhatsApp, ogni tanto faceva scattare il 3G a suo gusto, e quindi è ingiusto. Io pregherei ai direttivi della Nokia e ai programmatori,
di attualizzare il sistema operativo e di fare in modo, se non lo dicano a chi compra il cellulare, che tutti i cellulari Nokia, in particolare il mio, perché non è giusto che rinnovino gli altri, tutti i cellulari Nokia, in particolare l'Asha 302, possano navigare liberamente con Wi-Fi senza 3G, perché adesso il navigatore neanche si accende, il navigatore Express della Nokia, e chiede una, io non so perché, ho escluso in tutti i modi il 3G e non funziona. Dice che non si può accedere alla pagina in questo momento, dovete comprovare il segnale del suo telefono, e funziona bene, perché adesso schiacciamo con la barra spaziatrice Wi-Fi disponibili. Ah, non ci sono reti. No, ci sono. Ecco, adesso l'aggancia. Connessione su forza. Adesso vediamo. Se magari in diretta mi vuole smentire il cellulare. Ma è brutto, perché hanno detto che molte persone, ecco, devo uscire da Nokia Express. Allora, mie applicazioni, Opera Mini. Opera Mini che funziona. Però funziona, per modo di dire. Ah, ecco qua. Allora mettiamo. Che video vogliamo vedere? Ma io direi. Vediamo Shanten Chan, tanto no, così qualcosa vabbè, adesso si apre tutta la lista di risultati di Google, e Shanten Chan, voi immagino che sarete familiarizzati con il canale Shanten Chan. Io sì, c'è la tentazione di guardare lo schermo. Shanten Chan, febbraio 7 2013, lo hanno visto 21.123 volte, vi ringrazio molto, 133 sostituzioni, e vediamo un video, vediamo il video, l'ultimo video, e mi chiede di accedere al web. E mi dice anche qua di verificare la connessione di internet. Io ho configurato bene Opera Mini, però per la semplice ragione che ho tolto tutto il GPSR o quelle robe lì, no? Dal cellulare, il 3G, il 2G, il 3,5G, il 3G, il 2G, il G Globo, che ne so, anche Opera Mini adesso non funziona. Che succedeva quando invece lo lasciavo così com'era? Che a volte prendeva il wifi
a volte la segnale del wifi era debole e partiva con il 3G, 2G, queste robe qua, e mi prendevano soldi. Adesso non posso navigare a vedere video col cellulare che gli ho regalato a mia madre, perché a volte il mio scarico. Beh, e questa è una cosa che mi amareggia, perché anche se non è che navigo molto con questo cellulare, però l'idea che non puoi utilizzarlo a pieno ti rode, e quando lo paghi, soprattutto il cellulare, perché non me l'hanno regalato, se me lo regalava la Nokia me ne poteva di meno se navigavo. E poi io ho dovuto togliere l'opzione 3G al giorno, e domani che ne ho bisogno che faccio? Quindi prego tutti quelli che mi ascoltano, se sono sanno come risolvere questo problema, o a tutti quelli della Nokia, che magari possono risolvere loro il problema attualizzando il firmware, però io non voglio caricarlo, caricare la ROM, perché magari mi brucio il cellulare da solo. Magari gli hanno istruzioni ai centri di assistenza di caricarti il firmware loro, se gli va male sono assicurati, ti danno un cellulare con il firmware, un altro. Magari mi danno un Lumia 920 se gli si rompe mettendo il firmware, ma loro vendono questo che è stato fatto nel 2012 quindi ti attualizzino il sistema operativo, che qua c'è l'opportunità di farlo. Per esempio, andando in dispositivo, attualizzazione dispositivo, sta appunto di entrare in internet, vabbè, connettando a Nokia. Uno connette a Nokia al dispositivo per attualizzare il firmware, il sistema operativo, e non c'è nessuna nuova attualizzazione. Quindi io prego alla Nokia, che io devo pensarci bene, se il prossimo anno comprarmi per Natale un nuovo telefono Nokia o Samsung, che questo non mi ha tradito navigando in internet, il Samsung U1. Questo invece sì, anche se è migliore come cellulare, è una chiavica in rete. Allora, o gli attualizzate il firmware, che adesso è il mio cellulare, che non dicano che io ho uno vecchio. I dettagli del software V14.78.31.08.12, che è l'anno dell'attualizzazione, RM813 copyright Nokia. O attualizzano questo cellulare o il mio prossimo cellulare, lo giuro, qui davanti a tutti voi amici di Google Plus e di YouTube, non sarà un Nokia, questo poco ma sicuro. Fatemi navigare con il wifi di casa senza che si azioni il 3G, 2G, GRS, PN, quella chiavica là, senza che io debba levarlo neanche dal cellulare il 3G, perché quando voglio, se io voglio uscire fuori di casa e voglio spendere il 3G, voglio essere libero di attivarlo come con il vostro rivale Samsung. Quando invece voglio rimanere in casa non devo disattivare, togliere dal cellulare niente per poi ripristinare il sistema. Ecco, con questo basta che io, vedete, c'è una pestagna che scende, e io attivo il wifi, attivato il wifi si accende l'icona in alto, nessuna storia, non si attiva il 3G e io navigo tranquillamente e vedo tutti i video, non come col vostro Nokia Asha 302
che attivo il wifi e si mette a partire solo in ogni applicazione il 3G. Vedete come funziona il wifi? Guardate, il sito Shantanchan, come ho fatto con l'Asha 302. Adesso guardiamo il filmato. Metto il cellulare. Vedete, funziona e non è partito il 3G. Questo è il mio ultimo video. Funziona e il 3G non interferisce. Anzi, non saprei come usarlo nel Galaxy Yung il 3G. Invece col vostro cellulare, se io tolgo il 3G, non funziona la visione in internet. Per favore, se qualcuno mi ascolta, mi dia delle istruzioni per vedere video nel cellulare senza il 3G. Oppure che attualizzino il firmware. Io vi do... Cioè, sarebbe bello che lo facciate subito. Ma mi rendo conto che avete anche dei tempi da rispettare. Quindi vi do 6 mesi, un anno, sarebbe meglio 3 mesi di tempo, però dai 3 a 6 mesi sarebbe già accettabile, un anno se volete voi, per attualizzare il firmware e fare che funzioni come Galaxy Yung, perché altrimenti scrivetelo nel pacchetto che senza 3G non funziona vedere video, perché dite che si può ascoltare musica e vedere video e fare di tutto, e invece senza il 3G non fa un cacchio, naviga solo nella web. Se voi avete perché io ho cercato per una settimana in internet, non ho trovato delle risposte vere perché disattivo tutte le opzioni e invece si vede che si attiva sempre il 3G. Questo non devi disattivare molto, non funziona il 3G da solo, lo dovresti selezionare. Io incluso non saprei come attivarlo il 3G qua. Questo invece parte solo il 3G, non so perché, se è un complotto d'accordo con le telefoniche, ma questo il 3G non parte solo. Imparate da Samsung Galaxy Yung, perché questo è molto bello. Ma può essere il primo e l'ultimo Nokia che compro, ve lo giuro, se non attualizzate il firmware, niente più Nokia. Samsung, tutto dipende. Io in questo stesso canale di Google Plus riferirò di come vanno le cose. Se vanno male riferirò che non comprerò più un Nokia. Mi spiace perché sono molto belli i cellulari Nokia, ma io ho creduto in Nokia con questo cellulare e voglio rimanere soddisfatto con questo cellulare. Se non farete in modo che io possa navigare in wifi vedendo i video senza pagare un centesimo in 3G, 2G di queste cose, allora non crederò più in Nokia. Se io lo sapevo non lo compravo. Devo spendere di più? Non c'avevo soldi, sì, è anche quello il problema, però mi sembra un'ingiustizia. Vabbè, qua fa un caldo che si muore. Saluto a tutte e tutti voi, poi farò un video migliore in YouTube per spiegare questo. Ciao.